cari spettatori di Telefilm Albo, finché vi promettiamo e manteniamo va bene, e dopo chi lo sa. Per ora vi abbiamo detto che Romano per 3 volte o 4 sarebbe stato nostro ospite per le poesie. La prima mandata è stata favolosa, è piaciuta a tutti e spero che anche questa sia altrettanto interessante. Abbiamo, come vi ho detto, Romano, pure sangue fiumalbino, del Pontino, è un Dante, adesso trasferito a Modena, ma trasferito solamente, come vi ho detto l'altra volta, col corpo, con l'anima. Romano è sempre qui al Pontino, è sempre qui assieme a noi. Non ha preso l'accento certamente emiliano, toscano, come fanno tanti altri, e parla ancora il corretto fiumalbino. Questa è una bella cosa, è un vanto che un fiumalbino non si dimentichi le sue origini. Romano è uno di quelli. Direi che Romano di abboccare una discussione così sulle poesie che vorremmo questa sera leggere, posso dire anche un'altra cosa, declamare, perché mi sembra, l'altra sera hai detto che tu non sei un lettore di poesie, ma tu declami veramente le poesie. Ma Fiumalbo c'era un grande declamatore, purtroppo non è più con noi e l'ho ricordato nella poesia. Era Gianni Valentino. Era Gianni Valentino, colui il quale quando parlava con un certo sentimento del nostro paese, a noi ragazzi, io penso anche a te, spuntavano le lacrime agli occhi. Questi ricordi sono ricordi che a me sono sempre cari, anche se, come tu hai detto, sono lontano troppo e troppo spesso da Fiumalbo. Però mi consola una cosa, mi consola che non vorrei farti un complimento troppo ardito, non vorrei che tu lo prendessi, ma il cuore di Fiumalbo pulsa ancora con te. E io identifico te, Mario, nel cuore. Non mi fare troppi complimenti perché vorrei augurarti... non mi merito, anche se questa sera in una pubblica assemblea le ho chiesti. Beh, sai, meritatamente io credo che l'abbia chiesto. Io ti auguro di poter continuare questa tua attività di come la potrei definire, di imbonitore, di persona che ama il paese, di persona che stima tutti ed è amato da tutti, o da quasi tutti, insomma. È meglio dire così. Comunque, ecco, tornando alle mie poesie, scusatemi di questa breve interruzione, sono sempre basati sui ricordi di Fiumalbo. Ricordi di Fiumalbo che questa volta è un ricordo di quando si aveva 15 anni, di quando si aveva 15 anni e di quando ci si innamorava per la prima volta. Infatti la poesia si intitola 15 anni e l'amore. Il cuore mi batteva forte forte dalla gran corsa fatta per salire su dal paese verso quel boschetto che di Avellani tutto circondato era lì il luogo dell'appuntamento dato. A 100 passi mi fermai spossato dietro quel muro che sovrasta il colle, l'odore del muschio mi ridì il coraggio, mi ero fermato per riprendere fiato convinto che lassù ti avrei trovato. Il fiato ritornava piano piano, ma il sudore mi imperlava il viso. Il cuore però batteva più forte al pensiero che in mezzo alla radura, che gioia rivedere la tua figura. Con passo lento attraversai quel tratto, le mani in tasca dei calzoni ma i nervi tesi fino a farmi male. In tasca c'era il fazzoletto, a far da cavia al mio amor negletto. Quando la vidi mi sembrò morire, il sangue si svuotò dalle mie vene, il fiato non veniva neppure a dirlo, volevo andare avanti e per farmi vedere, traballando invece mi misi lì a sedere. Era da giorni il discorso preparato, con grandi parole, pieni di poesia, roba seria e degna dell'appuntamento. Il tono della voce già impostato avevo, ma il coraggio di parlare più non temevo. Fu lei che si alzò e mi venne incontro. Uffa, mi disse, è tanto che ti aspetto, un altro poi me ne andavo via. Ho le mie amiche giù al borghetto che mi aspettano per il solito giretto. Ma cosa volevi dirmi con tanta premura da non potermi dire giù in paese? Se poi la gente parla, non è colpa mia. Con questa idea di vederci stamattina era meglio questa sera giù da me in cantina. Mentre così parlava, andava via.
Mi passò vicino e io allungai la mano. Lei si ritrasse come fulminata. «Sei pazzo?» disse. «Ci possono vedere?» Io ero ancora lì a sedere. La vidi correre giù per la discesa, a braccia aperte, coi capelli al vento. Mi alzai di scatto e tutto rintronato. «Un bacio!» le gridai, col fiato duro. Ma lei era già sparita, oltre quel muro. Amici miei, se questo è amore, ditemelo voi. Io però credo sia una grande sofferenza. Vabbè che poi cresciamo e ogni cosa cambia e ci si abitua anche al mal d'amore, che a 50 anni diventa mal di cuore. Benissimo, ma mi sovviene un fatto. Dalle tante poesie che qui a Romano, che non l'abbiamo già letta l'altra volta, casomai abbiamo fatto duplicato, non abbiamo fatto nessun peccato. Vorrei però una cosa: come si fa a parlare di Fiumalbo senza parlare dei fiumi, senza parlare di acqua? È quasi una cosa impossibile. Infatti il nome Fiumalbo deriva dal fiume Bianco e va bene, tutti lo sanno, o fiume Alpi, come si vuol dire. Vorrei che Romano, adesso so che anche lui è amante dei fiumi, ci facesse sentire penso una delle ultime poesie che lui ha scritto, riguarda il fiume, forse il fiume veduto da un posto tradizionale, veduto da dove lo vedono i forestieri quando passano, penso dal costolo dove tutti si fermano e gettano lo sguardo verso la Quicciola e a Rio San Francesco che si uniscono e che noi chiamiamo le due acque. Ecco, non esattamente guardando dal costolo il fiume, ma dal fiume guardando il costolo. Benissimo, è una poesia un po' strana questa qui, è fatta in uno stile un po' antico, che è anche un po' troppo forse nei ricordi dei nostri vecchi che sono passati di là dalla chiesa del costolo. Infatti la poesia si intitola «Di lungo il fiume guardando il costolo». Quando passandola di lungo il rio alzi il tuo guardo dalle acque chiare, sopra quell'erta, dietro il tempio pio, stanno color che bevver l'acque amare, della precoce o tarda prigionia mordace, liberi or son dell'oppression tiranna. Chi mai pensar potea di goder tanta pace, quando caduti i vezzi di quella dolce manna, che era la mera speme dell'orgoglioso audace che al lenzo aveva come pescator la canna, appeso le virtù che all'uomo Dio concesse, per presentarsi a lui che giudizio dà dei fatti sui, non caldi roba il frutto aver. Ma chi tenesse a presentarsi al sommo dinanzi ai piedi sui con l'appoggio di color che apria di noi concesse venia e con vigor togliendo ognun li tempi bui di beatitude e incenso cosparger essi potranno le nostre spoglie il dì del trapassato tempo. Ecco, adesso qui due le abbiamo lette. Cerchiamo assieme a Romano, vedete, tutto improvvisato, noi non abbiamo bisogno di studiare prima, anzi Berlusconi non ce ne lascia il tempo perché siamo pressati troppo dal lavoro, vero? E sceglieremo un'altra o due poesie. Andiamo assieme un po' qui cosa si può proporvi. Questa è una poesia sempre di ricordi, sempre di ricordi, è una poesia che ricorda il nostro paese, il borgo del nostro paese. Beh, allora guardiamo. E si intitola Sogni e realtà. Ecco, giunto appunto che il nostro paese è stato proprio adesso dichiarato città d'arte, io penso che qualche sprazzo ci sia anche nella tua poesia. Comunque, proviamo a leggerla insieme e vediamo cosa ci può saltare fuori. Sogni e realtà. Dolci ricordi della mia infanzia. Quante illusioni, quanta speranza, senza paure, senza timore, solo coraggio, forse incoscienza, forse un miraggio. Tutto sembrava a portata di mano, sognare era facile, nulla era vano, gioie e ricchezze e tanto amore, senza tristezza, senza dolore. Tristi ricordi della tamatura, non è più facile, non più avventura, non più illusioni, la cruda realtà, non è più bello a quell'età, i sogni infranti, le mete lontane, la vita agra, a volte la fame, l'amore chimera di un sogno passato, la gloria e ricchezza, un sogno negato.
ed ora da vecchio non penso al domani, non ho più paura, ma mi tremano le mani, la vista è più corta, il passo cadente, non ho più illusioni, non penso più a niente. Aspetto paziente la fine del giorno, aspetto la fine guardandomi attorno io vedo la gente che corre e che grida, ma neanche si sente. Ognuno vorrebbe i sogni avverare, ognuno che cerca di darsi da fare, per fare che cosa se manca la quiete, se non si riposa? Bisogna fermarsi ogni tanto a guardare, altrimenti a che serve patire e sperare? Ma forse sperare in un mondo migliore non è tanto brutto, non fa disonore. Vedere la gente che si prende per mano, che fa girotondo, che guarda lontano con tanta allegria, che balla e che canta in mezzo alla via. Vedere la gente che si ferma a guardare, un vecchio seduto vicino a un alare, gli offre da bere, gli porta rispetto, lo aiuta ad alzarsi, a mettersi a letto. Ma il vecchio la storia non sa ricordare, e come un fanciullo continua a sperare amore e virtù, ma sono solo parole, parole e non più. Un ringraziamento a Romano, un ringraziamento ai telespettatori, e questa sera, signori, io devo fare anche un ringraziamento, vedo Diego, è mezzanotte penso passata, mezzanotte. È mezzanotte in punto, lo diciamo, e siamo ancora qui per potervi fare passare un'oretta discreta davanti alla nostra televisione. Vedo Gianluigi e la Pia frementi per andare a letto, anche loro stanchi, e devo veramente ringraziarli per il lavoro che svolgono. Allora, cittadini di Fiumalbo, vi dico, telespettatrici, telespettatori, vi ringrazio di averci ascoltati, e un ringraziamento anche alla troupe che è qui davanti di Telefiumalbo, una troupe formata da 3 persone. Buonasera, signori. Grazie.